Dublino, capitale di un'isola vecchia e giovane, piccola e grande, abbastanza per essere un mondo vasto ma umano. La città dove ancora passeggiano James Joyce e Molly Malone, la bella Molly della canzone, e si protendono gli eroi di una lotta secolare per l'indipendenza. Città della letteratura, di un paese che di scrittori importanti ne ha avuti tantissimi, dal classico Swift di Gulliver al Beckett del teatro novecentesco, ma anche capitale dell'architettura e della pittura. Noi siamo venuti alla Hugh Lyne Gallery, la più straordinaria raccolta d'arte moderna che Dublino offre ai suoi visitatori. Per cominciare da qui, come a ritroso, un lungo viaggio nella storia culturale e artistica di un paese, dove nuovo e antico si cercano sempre. Siamo nella Galleria Cittadina di Dublino, il Museo Hugh Lyne, una raccolta permanente d'arte moderna fondata nel 1908 dal signor Hugh Lyne, che era un mecenate e un collezionista irlandese. Nel corso della sua vita mise assieme la collezione che si vede al museo oggi. Lyne collezionava soprattutto tele di autori antichi, ma in una delle sue visite a Dublino realizzò che non c'erano musei d'arte moderna e decise che avrebbe provato a metterne su uno per i dublinesi. Aveva un occhio molto attento e intuitivo e comprò opere di impressionisti come Manet, Degas e Monet, che sono alcune delle più significative che si possono ammirare qui. Diede vita a questa galleria mantenendosi in contatto con gli artisti irlandesi, ai quali chiese di donare dei quadri alla raccolta. In sostanza, la collezione è costituita per lo più da opere impressionistiche dell'Ottocento, da tele del XX secolo e da quadri realizzati da pittori irlandesi, alcuni dei quali realizzati da personaggi chiave come John Butler e Jack Yates e altri artisti importanti della nostra Irlanda. Impressionante la galleria di autori francesi tra 8 e 900, specchio di un'isola costretta a convivere coi cugini inglesi e desiderosa di legami coi parenti lontani del continente. Un'intera sala dedicata a Corot, pittore di amenità romane e paesaggistiche, che per i suoi panorami lirici e luminescenti fu definito l'ultimo dei paesisti classici e il primo dei nuovi. A fianco due realisti in cui già si sollevano tutte le inquietudini formali della pittura moderna. Un Courbet con la diligenza sulla neve e Edouard Manet con una bellissima musica alle Tuileries. Di seguito un Monet, l'impressionista per eccellenza, con la sua città di Lavecourt in un paesaggio innevato. O visioni parigine come il Boulevard de Clichy di Pierre Bonnard o piuttosto una scena estiva di Degas, che impreziosisce il museo anche col suo repertorio di scultura, grazie a una filiforme e modernissima statua equestre. Queste le prime linee che affrontano il visitatore. Ma la Hugh Lyne Gallery non poteva non essere principalmente una raccolta di autori irlandesi. Da Roderick O'Connor, con la giovane bretone, a Walter Osborne, Frank O'Meara e Sir John Lavery, rappresentato con numerosi quadri, fino a Jack Yeats. Le opere di questo autore ci portano nella galleria dei grandi scrittori irlandesi, di lato alla Cattedrale di Dublino, per parlare della sua famiglia straordinaria. Qui è ricordato tra gli altri William Butler Yeats, il più grande poeta irlandese, ma potremmo ben dire uno dei maggiori di sempre. Il cognome Yeats nella Hugh Lyne Gallery è ben rappresentato. John Butler Yeats era il padre di William Butler e del pittore Jack Yeats, una famiglia irlandese artisticamente dotata. William Butler, il poeta famoso, venne coinvolto nella fondazione di questa galleria perché era un amico intimo di Hugh Lyne e scrisse varie poesie sull'allestimento del museo. Quindi possiamo ben dire che fu una figura importante nella fase di apertura a inizio Novecento.
Il padre, John Butler, realizzò numerosi ritratti visibili nella galleria. Era proprio la sua specialità. Lo stesso Hugh Lane gli commissionò un'intera serie di ritratti di irlandesi noti, ma purtroppo non riuscì a completare l'incarico. Suo figlio, Jack Yates, dipinse in maniera totalmente differente, più impressionistica e moderna. Come il suo fratello poeta, fu tra i più famosi artisti irlandesi del XX secolo, con le sue opere dallo stile unico, che risalta bene qui nella collezione, e dai titoli spesso enigmatici. Jack può considerarsi un artista molto irlandese se si osservano i temi che usava ritrarre, per esempio i cavalli e il cavaliere, un topos che ritorna spesso come vita dell'Irlanda rurale. Ecco qualche scorcio di questa Irlanda rurale che è quella più autentica e straordinaria e che in ogni caso colpisce di più l'immaginazione di chiunque arrivi a scoprirla. Attraversate lande infinite, altrettante distese di prati e animali, tra laghi e colline, appena visibile tra le nebbie, appare il Monte Balben, caro a William Butler Yeats, che volle essere sepolto ai suoi piedi, nel cimitero di Drumcliff, contea di Sligo, in compagnia del verso «Getta uno sguardo freddo sulla morte e la vita, cavaliere, e prosegui il tuo cammino». Proseguiamo anche noi, fedeli alla scritta, e per seguire il filo di questa storia arriviamo a Limerick, città che attraverso lo Shannon si affaccia sul maggiore golfo sud-occidentale dell'isola. Anche lo Hunt Museum, forse il museo più attraente fuori Dublino, ospita opere dello Yeats pittore. Oppure, altra gemellarità tra i due musei esaminati, di quel Roderick O'Connor alle prese con le sue giovani bretoni. Una storia singolare, quella della creatura museale di Mr. and Mrs. Hunt. John e Gertrude Hunt hanno messo insieme una collezione di opere d'arte grazie al loro commercio di antiquariato e ai tanti contatti che avevano in quel mondo. La loro collezione è una cosa molto familiare, molto personale. Non erano esperti in un campo specifico o appassionati di un soggetto particolare, come per esempio l'arte del Rinascimento. Il fascino di questo museo eclettico è dovuto al fatto che proprio qui hanno raccolto le cose che gli sono piaciute nell'arco di una vita. John ha avuto un grande interesse nell'archeologia e fu coinvolto negli scavi che si facevano a Limerick all'epoca. La coppia ha vissuto a Limerick per qualche anno e poi si sono trasferiti vicino a Dublino, dove hanno portato la loro collezione di arte e oggetti antichi. Verso la fine della loro vita volevano trovare una sistemazione definitiva per la collezione e l'hanno offerta allo Stato irlandese. Ma il governo non voleva questo onere, così oggi la collezione è proprietà di una fondazione privata. All'inizio gli oggetti furono esposti nell'Università di Limerick, ma negli anni 90 la fondazione decise di trovare un posto nuovo, più adatto. Il sindaco di Limerick, allo stesso tempo, voleva trovare un uso per questo palazzo storico delle Dogane del Settecento. Diverse agenzie e dipartimenti dello Stato hanno concesso i soldi per ristrutturare l'edificio in modo consono ed ospitare la collezione. E lo Hunt Museum è stato aperto al pubblico nel 1997. Graziosissimo e pieno di curiosità inaspettate questo Hunt Museum di Limerick, che possiamo citare in ordine sparso. Un Picasso giovanissimo che dipinge i menù del ristorante barcellonese El Quatre Gats, alcune figure di donna di Giacometti e varie di Henry Moore. Bellamente raccolti nella cassettiera si distinguono due dipinti preziosi, un incompiuto e notevole paesaggio di Renoir e una stupenda polinesiana di Paul Gauguin.
Tra le statue, arredi borghesi, vasellami, oggetti domestici, si passa nella sala che accoglie le testimonianze dell'antica Irlanda. A cominciare dalla campana detta di Cashel, proveniente dalla più famosa rocca irlandese, la rocca di Cashel, sede dei re di Munster, luogo centrale nella storia politico-religiosa dell'isola per i suoi legami con Patrizio, l'apostolo della nazione celtica che proprio con le sue campane, mentre finiva l'impero di Roma, fece per primo suonare i rintocchi dell'ora cristiana. La collezione ha oggetti antichi, romani, irlandesi, ceramiche provenienti da tutte le parti d'Europa, oggetti ecclesiastici antichi. Ci sono anche pezzi in prestito da altre collezioni. Per quanto riguarda quelli irlandesi, la raccolta fa vedere che l'arte e l'iconografia irlandese del Medioevo è paragonabile con la migliore produzione europea della stessa epoca. Ci sono tante ceramiche europee e anche cinesi. È difficile esporre tutte queste cose. Questo è un museo, non è più l'arredamento un po' affastellato di una casa. Quello che possiamo fare è ruotare ogni tanto gli oggetti e disporli in modo che ci ricordi i gusti non banali della coppia John e Gertrude Hunt. Immagini di un'Irlanda ancestrale, quelle che si possono vedere nel piano archeologico dell'Hunt Museum. Richiamo ad un'isola che esisteva enigmatica già molto prima di San Patrizio nelle sue radici celtiche e in realtà anche molto più indietro nel tempo, quando ancora dei Celti nemmeno l'ombra, in ere megalitiche di cui possiamo trovare tracce in quel museo a cielo aperto, che è l'Irlanda. Monumenti di pietre quasi confusi con la geologia forestale, dove sembrano risuonare gli echi di un'umanità lontanissima, ma incombente. Ci troviamo nel parco forestale di Killykeen, nella contea di Cavan, nell'Irlanda centro-settentrionale. Qui accanto a me c'è una tomba megalitica di 5.000 anni fa, una delle tante che si trovano in tutta Irlanda. Si può seppellire in tanti modi diversi, ma una civiltà che non conosciamo qui decise di seppellire in un modo ben preciso. Dietro di me c'è la tomba, 3 metri per 1 metro, fatta di lastre. All'epoca era completamente coperta da una tettoia di lastre più grandi. Dentro si mettevano i resti umani, bruciati o non bruciati. Ma è la zona qua fuori che è la parte più interessante di questo complesso. Qui c'è uno spazio sacro in forma circolare. È un po' come un piccolo cortile e perciò questo tipo di tomba è detto tomba con cortile. Dentro il cortile si teneva qualche tipo di cerimonia al momento della sepoltura del congiunto. Si facevano delle preghiere o dei riti ignoti, ma con i quali cercavano di dare un senso alla morte. Non potevano cambiare il fatto della morte, ma cerimonializzarla in questo cortile gli dava modo di cambiarne il significato, di cambiare il modo in cui la morte aveva un effetto sulle persone ancora vive. Padre Casey è un sacerdote cattolico che abbiamo conosciuto nella parrocchia di un paesino vicino a Cavan, nel nord dell'isola. Uno studioso quindi del tutto particolare. La sua passione è la storia antica di Irlanda, vista nella prospettiva di quella cristiana e nel legame di questa con la vicenda millenaria che l'ha preceduta. Io vengo qui perché, in un certo senso, questa è la chiesa più vecchia che abbiamo nella nostra parrocchia. Il cortile è come una chiesa e la tomba è come un cimitero. Quando io celebro il funerale di una persona della parrocchia, sto nella chiesa e fuori c'è il cimitero. Noi facciamo le nostre cerimonie dentro e poi andiamo fuori nel cimitero per la sepoltura. Vengo qui per rispettare le persone che sono sepolte qua e per contemplare la storia del nostro popolo che ci ha portato a dove siamo oggi. 3.000 anni prima di Cristo cercavano già un significato alla morte, un significato che Cristo finalmente ci ha dato.
Spesso porto qua i bambini della scuola e anche altre persone. Dico a tutti quanti, guardiamo a quello che succedeva qui e cerchiamo di capire, così quando torniamo a casa e nelle nostre parrocchie, forse saremo in grado di seppellire i nostri cari con più comprensione. Straordinaria la collezione medievale del Hunt Museum, soprattutto di arte religiosa. Da esempi illustri di pittura europea, come Bernardo Daddi e Nicolas Fromont, ed altri meno noti, ma che ci mostrano piuttosto la ricchissima e singolare storia religiosa d'Irlanda. Dalla testa reliquario di San Patrizio al pastorale del vescovo Odea, dalle meravigliose croci d'avorio ai rosari, a oggetti del tutto tipici come la Penal Crosses, provenienti da questo particolarissimo santuario lacustre, noto come Purgatorio di San Patrizio, nell'isola di Lough Derg. Nel periodo delle leggi anticattoliche venivano nascoste dai pellegrini lungo il viaggio all'isola. Quindi, dopo durissima penitenza, questi tornavano col ricordo delle croci benedette dal santo luogo. Una circostanza che ci fa riaffacciare dai ponti di Limerick, dove è scolpita memoria dell'importante trattato di fine 600, quando sembrò che all'Irlanda fosse riconosciuta libertà religiosa, rinnegata poco dopo dalla corona britannica. Fu spesso difficile per gli irlandesi testimoniare la propria fede, come ci raccontano le Mass Rocks, massi sui quali nei periodi di maggior persecuzione anglicana venivano celebrate messe cattoliche clandestine. Ma il simbolo religioso più tipico in Irlanda e artisticamente rilevante è un altro. Quelle croci di pietra, di cui in queste lande è preservante una tipologia senza altri riscontri, per un'immagine che è tra le più emblematiche e spettacolari di questo paese. Le grandi croci campestri degli innumerevoli cimiteri e siti sacri disseminati nell'isola, ora raccolte in una straordinaria mostra nel Museo Nazionale di Dublino. Tra i prodotti più sbalorditivi dell'antico paesaggio irlandese sono le grandi croci in pietra che si ergono anche per 7 metri e che hanno alcune caratteristiche ben distinte. La prima è la presenza del cerchio attorno alle braccia della croce, che ha a sua volta 2 differenti funzioni. La prima, strutturale. Se si immagina di togliere il cerchio, si hanno le 2 braccia che non sono parallele. Dato il peso della croce, potrebbero collassare. Quindi credo che una funzione del cerchio sia proprio quella di sorreggere le braccia. La seconda funzione è più simbolica. Se si osservano alcune croci, come per esempio quella di Monaster Boys, allora si può notare che nella parte occidentale vi è la figura di Cristo. Per i primi cristiani la figura del Cristo crocifisso, o comunque morto, aveva risonanza biblica. E il cerchio, in questo contesto, può anche essere un simbolo dell'universo, un simbolo cosmico. Questa è la prima caratteristica di questi cerchi che si può trovare in altri luoghi, ma in Irlanda abbiamo gli esempi più importanti. Qualche volta si può trovare la croce senza nessuna rappresentazione di Cristo, come per esempio nella croce di Hahenny e in questa altra che potevano essere croci processionali. La seconda caratteristica delle croci è sicuramente la presenza di alcuni pannelli diversi tra croce e croce che contengono bassorilievi raffiguranti volti o scene dal Vecchio o dal Nuovo Testamento. Se si osserva la base della croce di Monaster Boys del IX secolo, vediamo Adamo ed Eva. Quindi un riferimento al peccato originale dei nostri antenati. Accanto a loro i figli Caino e Abele. Caino è ritratto mentre sta uccidendo Abele, che è la prima vittima del Vecchio Testamento. Nello stesso modo Cristo è la innocente vittima del Nuovo Testamento. Per
C'è una grande varietà tra le croci. Nella croce di Kells, ad esempio, nel 50% delle scene è presente l'acqua. Ciò sottolinea l'importanza formidabile del battesimo nella cultura del tempo. C'è poi una differenza importante con l'Inghilterra, dove le iscrizioni sono in alto, mentre nelle croci irlandesi si trovano o proprio in cima, oppure sulla base, all'altezza di circa un metro. Questo ci fa supporre che le croci dovevano essere viste dalle persone in preghiera davanti alla croce e, se queste persone la guardavano, potevano vedere il Cristo crocifisso. Si può uscire dall'allestimento del National Museum per vedere in giro un po' ovunque l'alto profilo di queste croci, mistiche e per certi versi misteriose, perché sulla loro forma sono state elaborate varie ipotesi. Il professor Harbison è tra i maggiori studiosi di questa testimonianza così suggestiva della scultura medievale europea. Ci sono state molte interpretazioni del cerchio attorno alle braccia delle croci. Una di queste è proprio la reminiscenza della preistorica cultura del sole. Un'altra interpretazione è che possa indicare un simbolo di vittoria. Il cerchio, infatti, è simile alle aureole attorno alle teste degli imperatori romani. Non trovo queste interpretazioni convincenti, dato che ci sono più di 400 anni tra l'arrivo del cristianesimo in Irlanda, nel V secolo d.C., e il tempo in cui furono realizzate le croci. Allora, tutte le tracce dell'antica letteratura avrebbero dovuto essere scomparse. Dobbiamo convincerci che le croci, e in particolare il cerchio, non abbiano niente a che fare con la cultura preistorica o la religione celtica, ma come qualcosa che è stato introdotto verso il 900 d.C. e che è puramente cristiano. Molto si è scritto anche sul tipo di decorazioni delle croci, che rimanderebbero a stili geometrici d'epoca celtica. Le croci hanno origini diverse, specie se si guardano lateralmente, si possono notare elementi della decorazione celtica ricavati da disegni arcaici che abbiamo qui in Irlanda e che poi furono riutilizzati in manoscritti che risalgono al VI secolo o che si ritrovano sulle facciate di alcune chiese. Ma se si osservano le figure, esse ci raccontano storie diverse. Innanzitutto le immagini sono più naturalistiche di quelle che si possono trovare in manoscritti, come per esempio nel Book of Kells, e vanno contro l'idea celtica di stilizzazione. Quando le figure sono naturalistiche, suggeriscono che vengono da un'area dove c'erano immagini naturalistiche. A quel tempo, nel IX secolo, l'unico luogo in cui erano presenti raffigurazioni realistiche era la corte carolingia in Francia. Questo ci fa supporre che un discreto numero di elementi delle croci siano arrivati in Irlanda proprio dalla Francia, in particolare dalla corte di Carlo il Calvo, che morì nell'877. Quindi dopo la morte dell'imperatore. È interessante notare che sulle croci si trovano anche rappresentazioni di animali che sono tipiche nell'arte del tempo di Carlo il Calvo. Quindi possiamo riferirci a delle maestranze locali, ma credo che i pannelli, le iconografie, siano da ricollegarsi a queste influenze meridionali del IX secolo. To the continent, particularly to France in the 9th century. Tra VI e VII secolo, il monachesimo irlandese invade letteralmente l'Europa. Grandi santi missionari, come Colomba e Colombano, fondano centri dalla Francia alla Svizzera all'Italia. Con il loro entusiasmo di neocristiani, rianimano le sorti della cultura occidentale. Ma molto sarà anche quello che tornerà dal continente, verso l'isola misteriosa che i romani non conquistarono mai e chiamarono Ibernia. In un certo senso, le croci danno luce all'antica storia del cristianesimo di questo paese. Pensiamo a San Colombano, che nel 598 lasciò l'Irlanda per andare nel continente, ai vari monaci irlandesi, che visitando l'Europa hanno potuto osservare i lavori architettonici e le sculture, i manoscritti, e hanno deciso di portarli in Irlanda.
Per esempio, proprio nei manoscritti ci sono dei piccoli puntini rossi tra le parole e quest'usanza non è irlandese, ma proviene dal continente, in particolare dall'Italia longobarda. Quindi siamo stati influenzati dall'Italia e in particolare da Roma per quanto riguarda l'iconografia. Nelle croci stesse possiamo dire che vi fu un'influenza italiana e romana. Le croci irlandesi ci dimostrano che questa era un'isola lontana, puntata sull'oceano, ma nonostante ciò informata su quanto accadeva in Europa, dall'epoca, dal continente, dall'Italia e da Roma in particolare, ha spesso ripreso molte idee. A proposito di manoscritti, molti conoscono The Book of Kells, custodito al Trinity College di Dublino, testimonianza di un'arte decorativa fantastica e soprattutto dell'immenso lavoro di copiatura che i monaci irlandesi, mentre l'Europa bruciava, realizzarono.